Una partita con tutti gli ingredienti per essere definita una gran bella partita, Notariesco Real Giulianova, grande cornice di pubblico in tribuna, tre gol, episodi contestati e qualità complessiva di gioco elevata, primo tempo meglio il Giulianova, secondo tempo il Notariesco. Alla fine la spuntata alla squadra di Bolza che si prende tre punti fondamentali per la stagione con la salvezza diretta ormai ad un passo. Al Vincenzo Savini arbitra Matteo Centi di Viterbo. La cronaca, la prima occasione arriva solo dopo due minuti. Gori trova l'imbucata per Barlafante, in campo oggi dal primo minuto. L'uscita di Dostiglio evita il vantaggio giallorosso. Al sedicesimo Barlafante se ne va a destra, entra in area, palla verso la porta, respinge Dostiglio per due volte, poi pallone al limite, Gori prova col sinistro e palla alta sulla traversa. Al diciottesimo il cross di Balducci, ancora da destra, Torelli non arriva in tempo sul secondo palo. Al ventesimo si vede la squadra di Cudini, Candelori mette palla morbida per Moretti, destro, Pagliarini devia in angolo. Al venticinquesimo errore di Lennart, Cancelli apre per Moretti, conclusione, ancora attento il portiere giugliese. Al 28esimo la migliore occasione per i locali, Minnella solo davanti a Pagliarini che esce sui suoi piedi e compie un autentico miracolo. Sul ribaltamento di fronte Antonelli va col sinistro, respinge Dostiglio. Al 34esimo il Giulianova trova il gol del vantaggio, Del Grosso crossa da destra, la palla rimane in area, Torelli il più svelto a metterla dentro, vantaggio per il Giulianova. Il secondo tempo si apre al secondo minuto con il tiro a giro di Moretti, deviazione, palla in corner. Al quarto risponde Di Paolo, colpo di testa, alto. Cresce il Notaresco che trova il pareggio al 21esimo, palla in verticale per Candelori, tocco di esterno e pallone in rete, 1-1. Il Giulianova accusa un po' il colpo, arretra il baricentro e Notaresco prova il sorpasso più di una volta. Al 28esimo contropiede Bontà, prova la conclusione, ancora Pagliarini, poi palla fuori dall'area, Moretti va dalla distanza, la palla balla sulla traversa e finisce sul fondo. Al 35esimo Laringe appena entrato, destro a giro dal vertice dell'area, fuori di poco. 37esimo cross ancora di Laringe, Cancelli di testa, alto di pochissimo. Al 39esimo però il Real Giulianova trova il secondo gol di Paolo, il più lesto in un'azione confusa partita dal cross di Del Grosso dalla destra, la sua deviazione in porta per il nuovo vantaggio giallorosso tra le proteste dei giocatori del Notaresco che vedono un fallo di mano. Prova a reagire la squadra di Cudini al 44esimo, ancora un episodio contestato, Cancelli la mette dentro, l'arbitro però annulla per un fuorigioco. Dopo 5 minuti di recupero Centi fischia alla fine e giallorossi e rossoblu vanno sotto i rispettivi tifosi, applausi e adrenalina, Real Giulianova ad un passo dalla salvezza, Notaresco fuori dai playoff ma con una grandissima stagione alle spalle che lascia basi solidissime per il futuro. Sapevamo che giocavamo contro una squadra allenata da uno degli allenatori più preparati che ci sono in giro, quindi la temevo tantissimo, l'avevamo preparata molto bene. È normale che il secondo tempo è subentrata e penso che si sia visto un po' di paura nei ragazzi, quindi non è che ci siamo abbassati e che quando recuperavamo palle non riuscivamo a fare un tempo di gioco, non riuscivamo a palleggiare, quindi perdevamo palla subito, quindi era impossibile alzare il baricentro. Dopo abbiamo provato a cambiare qualcosa, abbiamo ricambiato ancora e abbiamo avuto la fortuna di aver trovato questo gol. Il momento di maggior difficoltà probabilmente è arrivato questo gol molto contestato, lei dalla sua panchina cosa ha visto? No. Qualcuno mi diceva che anche il loro gol forse era fuori gioco, ma io non parlo mai degli arbitri perché dalla panchina si vede poco, insomma sono giocate veloci, magari uno sta guardando altre cose, quindi aspettiamo il video e valuteremo se è stata una scorrettezza o no. A questo punto a un passo dall'obiettivo della salvezza. Ma dicevo prima, io dirò salvezza quando i punti diranno che è salvezza, fino a lì dobbiamo lavorare,
perché arriva la prima della classe, la squadra più forte, quindi dobbiamo farci trovare molto molto preparati. Sì, vabbè, la posta in palio era pesante, soprattutto per il Giulianova. È una partita dove magari poteva uscire qualsiasi risultato. A loro servivano punti, noi avevamo ancora la speranza di fare i play-off. Poi secondo me è stata risolta da episodi, dai. Con questa sconfitta il Nodesco dice addio ai play-off, ma resta comunque il fatto di aver disputato una straordinaria stagione, mettendo in mostra anche diversi giovani. Sì, non rimane sempre quello di buono che abbiamo fatto, c'è il rammarico perché potevamo coronarlo con un altro obiettivo importante, però questo penso che non l'abbiamo perso oggi con Giulianova, l'abbiamo perso con le tre partite di Forlì, Vasto e Montegiorgio. Tornando alla partita, insomma, sono stati gli episodi che hanno condizionato il risultato, come l'ha visto? Sì, secondo me sì, anche perché è stata una buona partita, noi venivamo un po' in assenze perché Salvatori non c'era, che si è operato, perciò alla fine... però è stata una partita giocata maschia, tosta, come sapevamo, perché Giulianova si giocava tanto. Ripeto, siamo stati bravi a riprenderla, abbiamo avuto l'occasione magari per andare sopra e poi c'è stato l'episodio, non so se era fallo o non fallo, però queste fanno parte del calcio. Poi allo scadere l'avevamo anche racciuffata, però l'arbitro l'ha visto fuori gioco. Dobbiamo accettare il verdetto del campo. Forse il fuori gioco. Allora, presidente Bartolini, manca solo la matematica, insomma, oggi passo importante, questo obiettivo salvezza che diventa sempre più vicino ad essere realtà. Sì, oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione, ci mancavano due dei giocatori più rappresentativi che abbiamo e giocavamo contro una squadra molto forte, una squadra che merita la posizione di classifica che ha, che ambiva a fare i playoff e quindi avevamo una partita durissima. Non abbiamo avuto dei favoritismi perché la partita è stata combattuta fino al 94esimo, come è giusto che sia, e oggi però abbiamo tirato fuori, insomma, gli attributi per le partite importanti. La squadra non mi ha deluso, non ha deluso i suoi tifosi, e abbiamo, insomma, strappato una vittoria che vale quasi un campionato. E non è ancora arrivata la matematica, quindi non dobbiamo rilassarci. Domenica avremo un'altra partita incredibile, come quelle che si sperano all'inizio dell'anno, e i risultati hanno detto che nell'ultima giornata sia il Cesena che il Giulianova si giocheranno al Fadini un risultato fondamentale per tutte e due, e quindi speriamo che sia una bellissima giornata di sport dove le squadre in campo lotteranno per ottenere il risultato e dove sugli spalti ci sarà la massima sportività. Accoglieremo tutti i tifosi del Cesena che vogliono venire a vedere la partita, gli daremo anche una parte della tribuna se ne vengono in un numero maggiore. Purtroppo abbiamo lo stadio in deroga e quindi cercheremo di organizzare al meglio questo evento.